Me l'ho preso di braccio. Buongiorno a tutti, ringrazio anche io Ispra per l'invito. E adesso quando abbiamo finito di parlare ci spostiamo. Sì, aspetti che lui abbia finito di parlare, ci spostiamo. Ispra normalmente svolge sia per consegnarci questo rapporto sui rifiuti urbani, sia per consegnarci il rapporto altrettanto importante ed utile sui rifiuti speciali, sia per il modo di lavoro dinamico, perché di questo rapporto apprezziamo anche il fatto che ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno tenuto conto delle situazioni che si stanno modificando nel paese, penso in particolare all'impiantistica per i rifiuti organici, che ci consentono di avere una lettura più precisa e più di dettaglio di quella che è la situazione del paese. Per stare nei tempi mi limito a tre rapide riflessioni. In un contesto generale che, come è stato detto, comunque è un contesto che ci consegna una situazione in evoluzione positiva, probabilmente gli aspetti su cui ancora occorre lavorare di più, le ombre come si suol dire, mi sembra di poter evidenziare principalmente in due titoli. Il primo titolo, il tema dello smaltimento in discarica, sono stati effettuati negli ultimi anni miglioramenti importanti che hanno consentito di ridurre sia in termini percentuali sia in termini assoluti lo smaltimento in discarica, ma siamo ancora a livelli in termini assoluti comunque importanti, oltre 7 milioni di tonnellate di rifiuti, cui si sommano circa 11-12 milioni di tonnellate di rifiuti speciali smaltiti in discarica. Il nostro paese è un paese che deve fare ancora i conti con un fabbisogno di discariche che si aggira attorno ai 18-19 milioni di tonnellate, sono davvero tante, e quindi questo è sicuramente un ambito di lavoro importante su cui dobbiamo tutti concentrarci. Il secondo dato di riflessione, qui ripeto ciò che è già stato detto, è che purtroppo è un paese che continua a correre a più velocità, e le velocità più lente, scusate il gioco di parole, stentano nel partire. Non è che piano piano si siano messi in moto, ma ci sono ancora ritardi molto importanti ed evidenti, che rischiano anche di non rendere giustizia a quello che è lo sforzo che il paese nel suo complesso sta svolgendo. E quindi questo è un altro aspetto su cui occorre lavorare. Mi sembra di poter evidenziare però un aspetto, anche aggiungendo diciamo le considerazioni che possiamo fare rispetto a questo rapporto anche con altri risultati di altri rapporti, altri studi, che sul versante della raccolta, dei sistemi di raccolta, della raccolta, dell'efficacia della raccolta, dell'efficienza della raccolta, ci siano dati importanti e confortanti. Intanto un dato specifico all'interno del dato positivo sulle raccolte differenziate relativo ai rifiuti organici. I rifiuti organici stanno dando un contributo importante al aumento delle percentuali di raccolta differenziata e stanno segnando quindi in maniera significativa un percorso che il nostro paese, prima di altri paesi, ha avviato per un corretto trattamento dei rifiuti organici. Ed è anche importante l'evoluzione nel sistema impiantistico, non ancora sufficiente, ma sicuramente è importante l'evoluzione del sistema impiantistico per questa tipologia di rifiuti. Più in generale mi sembra di poter affermare che sui sistemi le modalità, le attività di raccolta, ci sono risultati, come dicevo, importanti. Le imprese associate, Utilitalia rappresenta le imprese che si occupano di tutte le fasi della filiera, e quindi anche le fasi di raccolta, le imprese associate stanno utilizzando più modelli e si stanno attrezzando per ingegnerizzare, per digitalizzare sempre più i modelli di raccolta e di raccolta differenziata, anche per prepararsi alla tariffazione puntuale in maniera più diffusa di quanto non lo sia adesso, considerando che ci sono alcune aree, anche alcune regioni che l'hanno previsto anche per legge. Dalle analisi che noi compiamo periodicamente sui costi
della raccolta, raccolta differenziata come sistema utilitario, noi abbiamo avuto consegnati dei dati molto importanti che ci tengo a socializzare quest'oggi e che aggiorneremo di nuovo breve, ovvero negli ultimi ormai 10 anni le attività di raccolta sono state sempre più potenziate, la raccolta differenziata in termini quantitativi e percentuali è sempre più aumentata. A fronte di questo potenziamento non c'è stato un aumento inerziale dei costi, ma ci sono state delle efficienze importanti in termini di costi, a testimonianza del fatto che anche su questo versante c'è uno sforzo importante nell'individuare le soluzioni migliori sul fronte dei costi per raggiungere obiettivi e raggiungere efficacia in maniera più importante. L'efficacia ovviamente è la differenziazione sia in termini quantitativi che qualitativi dei rifiuti. La terza ed ultima considerazione che faccio in questo primo giro di tavolo è rispetto al tema degli impianti. Questo rapporto, ce lo studieremo bene, ci consegna molte notizie rispetto agli impianti. Noi segnaliamo oggi, come stiamo segnalando in tutte le occasioni in cui ci confrontiamo con tanti interlocutori istituzionali, ma non solo, il fabbisogno impiantistico di questo Paese. Per fabbisogno impiantistico non intendiamo soltanto gli impianti per trattare i rifiuti che non sono altrimenti riciclabili, ovvero i termovalorizzatori di cui si è già detto, intendiamo anche gli impianti che favoriscono il riciclo di rifiuti, intendiamo anche gli impianti in particolare per il trattamento della frazione organica e quindi impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas con il quale si può generare energia elettrica o ancor meglio, non lo spieghiamo, biometano, in attesa del decreto che speriamo sia di imminente uscita, che regola anche il sistema incentivanti. Quello degli impianti è un discorso molto importante, molto serio, che richiederebbe sicuramente molto più spazio. Noi in Italia avremo bisogno di evitare di concentrarci su tipologie o tecniche impiantistiche che spesso sono più funzionali ad eludere il problema o a evitare di dover affrontare il problema di realizzare impianti, qualsiasi tipo di impianto che tratti i rifiuti, non solo un termovalorizzatore ma anche un impianto di compostaggio, un impianto di riciclo, sono impianti problematici nel rapporto con le comunità locali, con i cittadini. Spesso per evitare di affrontare direttamente questo problema ci sono manovre tattiche come ricorrere molto agli impianti di trattamento meccanico biologico. Il dato che è emerso è un dato, a mia opinione, che fa pensare, che non sono altro che impianti che poi trattano, lavorano i rifiuti consumando energia e comportando costi anche importanti, per poi dover ricorrere a un successivo trattamento sia di recupero energetico sia di smaltimento di scarica, talvolta spesso anche di esportazione, perché attraverso il trattamento meccanico biologico non si cambia solo la natura fisica e chimica del rifiuto ma anche la natura amministrativa, per cui si ottiene un rifiuto speciale che più facilmente può essere trattato in impianti esteri. O come, non voglio introdurre argomenti, però abbiamo letto un po' con preoccupazione il tema del compostaggio di comunità, che invece di essere un'opportunità per quelle realtà che non sono in grado di, per ragioni di economie, di scala, di dimensioni, perché si tratta di territori confinati, isolati, con poca popolazione, invece di diventare un'opportunità per trattare i rifiuti organici in quelle realtà, lo stiamo vedendo, almeno da quello che è l'approccio di alcune regioni che stanno finanziando in maniera consistente il compostaggio di comunità, come il tentativo di definire un'alternativa ad impianti industriali che non si è in grado di andare a realizzare per le note ragioni che sappiamo, quando, che prima citavo, quando si tratta di impianti di trattamento di rifiuti. Questo rischia ancora una volta di aumentare il livello del problema piuttosto che aiutare a risolvere il problema. Non ci sono alternative ad impianti industriali, ma ci possono essere delle situazioni integrative che aiutano ad affrontare il problema anche in quelle realtà meno densamente popolate e più confinate. Noi come associazione
di applicazione della tariffa puntuale. E anzi abbiamo, nell'apprezzare il lavoro che il Ministero ha fatto, tante volte lo critichiamo, a volte lo apprezziamo anche, abbiamo anche ritenuto di affermare che sarebbe necessario fare anche un ulteriore passaggio andando verso una tariffa corrispettivo che tenesse conto non solo della produzione di rifiuti ma anche della quantità di, della qualità del servizio che viene erogato. Noi riteniamo comunque che quello della tariffa puntuale sia uno strumento fondamentale anche per affermare politiche di economia circolare nella gestione dei rifiuti urbani, in quanto riteniamo uno degli strumenti per responsabilizzare le parti coinvolte, il cittadino come l'impresa di gestione dei rifiuti, come le istituzioni, e per rendere anche sulla base di una maggior trasparenza di quello che sono di quelli che sono i costi nell'esecuzione del servizio, per rendere anche più efficiente il sistema nel suo complesso. Riteniamo però che ci siano altre condizioni di contorno fondamentali per affermare questo, perché quando si parla di tariffe è lodevole e assolutamente fondamentale lo sforzo che fa ISPRA di cominciare a elaborare anche questi dati. Ma i dati sulle tariffe, possiamo parlare di rifiuti ma potremmo parlare anche, che ne so, di servizio idrico, sono dati che difficilmente sono confrontabili tra loro, perché ci sono condizioni di contesto, condizioni di partenza enormemente differenti. È come se dovessimo considerare il costo del servizio idrico, scusate la banalità dell'esempio, nel deserto del Sahara con quello della Lapponia. Ci sono differenze che dipendono appunto dal contesto, da ragioni di carattere amministrativo, da il sistema impiantistico, se è presente o meno, se non è presente dove i rifiuti vengono avviati a trattamento. Affermo questo perché noi stiamo affermando da tempo anche l'urgenza di un altro aspetto nel nostro paese, ovvero se vogliamo davvero perseguire gli obiettivi ambiziosi dell'economia circolare in un'ottica di sistema paese, dobbiamo andare verso un sistema di regolazione nazionale anche del settore dei rifiuti. È un tema sul quale il Governo e il Parlamento si sono spesi, spero lo facciano anche in questo scorcio di legislatura, senza arrivare al risultato, ma solo, riteniamo, attraverso un sistema di regolazione nazionale che attribuisca, questa è l'ipotesi su cui si è lavorato, l'attuale autorità dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico, le funzioni di regolazione anche del settore dei rifiuti, forse riusciamo a far evolvere il sistema. Perché? Come? Ma innanzitutto cercare di avere un unico linguaggio a livello nazionale. In secondo luogo c'è un tema di costi standard, quindi cercare di capire, di definire quelli che possono essere i costi standard rispetto a un sistema molto articolato, complesso come quello della gestione dei rifiuti. C'è un tema di costi del trattamento, dello smaltimento, del recupero, che dipende anche da situazioni talvolta di monopolio di fatto a carattere locale, fuori dalla pianificazione, perché ricordiamolo che questo è un settore che in parte è pianificato, in parte non è proprio pianificato. Occorre, attraverso il sistema di regolazione nazionale, a nostra opinione si può dare un impulso in questo senso, favorire gli investimenti. Sottolineo per esempio che l'attuale, laddove applicato, sistema di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti di fatto non premia chi fa gli investimenti, perché sono investimenti che con i sistemi attuali rischiano di non ripagare il costo del denaro. Quindi c'è, e quando parlo di investimenti non parlo solo di un impianto, ma parlo anche delle attrezzature, delle strumentazioni che servono per fare la raccolta di rifiuti, per fare la raccolta differenziata,
per dotarsi dei sistemi informativi per l'applicazione della tariffa puntuale e via discorrendo. Quindi ritengo che sia fondamentale il lavoro che sta facendo ISPRA. Bisognerebbe avere questo approdo definitivo verso un sistema di regolazione nazionale, ma anche al contempo abbiamo bisogno che ci sia un intervento più forte, più determinato delle istituzioni ad ogni livello per fare in modo che il settore dei rifiuti possa progredire. Noi siamo di fronte a tante situazioni distorte, da dumping nella gerarchia dei rifiuti a un sistema di autorizzazione di controlli che ancora adesso, nonostante il lodevole sforzo, e bisogna andare avanti in questa direzione del sistema nazionale, vede troppe differenze nelle varie realtà del paese. In ultimo, proprio un titolo che forse merita un altro convegno: dobbiamo fare riflessioni sul tema della fiscalità ambientale, perché c'è l'end of waste, ma c'è anche questo capitolo se si vogliono affermare politiche di economia.